Sì, praticamente abbiamo per il secondo anno creato questo trofeo multidisciplinare All-Round. Ringrazio tutti i comuni che hanno accolto questo progetto, in particolar modo Nereto, perché comunque è quartier generale. Hanno creduto sin dall'inizio, anche se con perplessità, in quanto è una novità fare gare infrasettimanali per il territorio. Però hanno accolto il progetto e sono pronti a scommetterci per il futuro. Quindi abbiamo portato gare non solo giovanili, ma anche professionistiche e di donne open. Quindi è un bel programma, diciamo, ecco. Sì, assolutamente, siamo stati felici di nuovamente di patrocinare e sostenere l'organizzazione di questo tipo di manifestazione, che è una delle tante manifestazioni che vede il protagonista il ciclismo nel nostro territorio, perché la Regione Abruzzo, l'assessore Quaglieri, che oggi rappresento in nome della Regione, proprio ha ritenuto che il ciclismo sia, nell'ambito dei vari sport, uno dei principali veicoli di promozione di un territorio e in particolare la vocazione turistica del nostro territorio. Perché? Perché consente proprio attraverso il passaggio dei corridori di ammirare tutto ciò che il nostro territorio può offrire. Questo è un trofeo multidisciplinare, così come il nostro territorio ha una caratteristica multiforme. Passiamo dalle colline alla costa, al mare, ci affacciamo fino alle pendici dei nostri monti. Ecco, e questo è un trofeo che permette proprio di girarlo un pochino tutti. Quindi abbiamo gare fuori strada, abbiamo gare su strada. Tocchiamo molti comuni della Val Vibrata, quindi credo che vada esattamente in questa direzione. In ultimo vorrei sottolineare anche l'aspetto proprio formativo, dal punto di vista proprio sportivo, della multidisciplinarità. Credo che dobbiamo insegnare fin da piccoli ai bambini a saper andare in bicicletta. Saper andare in bicicletta significa saper affrontare ogni tipo di percorso e quindi la specializzazione deve avvenire dopo, per cui Silvio Cappelli ha avuto questa intuizione. Ed è un'intuizione che ormai fa breccia un po' a tutti i livelli, anche in ambito internazionale, e credo che la strada, visto che parliamo di ciclismo, che lui ci indica, sia assolutamente quella da seguire. La Regione Abruzzo lo farà insieme a lui con grande convinzione e forza. Sì, Nereto comunque conferma ancora la sua vocazione ciclistica. Io come vice sindaco non ho la delega allo sport in quanto ce l'ha il consigliere Massimo Salvi, però oggi era assente, quindi ho fatto le sue veci con molto piacere, visto la mia passione per il ciclismo. Sì, Nereto sarà come quartier generale di questo gran trofeo multidisciplinare All-Round. E abbiamo sposato appieno questo progetto e Nereto ci vedrà con due tappe e forse per la prima volta nella storia ciclistica di Nereto avremo il 12 giugno una gara su strade di donne. Quindi abbiamo portato anche questa novità nella nostra città di Nereto.